Bene, direi che siamo pronti per cominciare. Io mi scuso per il problema iniziale e la prima chiamata io la farò chiamando in causa il nostro primo ospite, che chiamo rapidissimamente l'astronauta Thomas Jones della NASA, col quale naturalmente avvieremo il nostro evento. Mi sembra tutto pronto e allora tentiamo naturalmente la chiamata. So here we are. Hi there, Thomas. Here, I hear you, Gianluca. Oh, it's great to have you here. And as I said, we are connected with right now with the Italian community. I'm very happy and proud to introduce to the Italians you. I will say some words in Italian, then we'll be back to you quickly, Thomas. Thank you. Siamo in questo momento collegati in diretta a Skype con l'astronauta NASA Thomas Jones, che peraltro è parte dell'Asteroid Day Expert Panel e oggi, dopo aver volato 4 volte nello spazio con lo shuttle, si occupa di scienze planetarie. Sicché siamo molto orgogliosi, ecco, di avviare Asteroid Day Italia con questo importante appuntamento, con questa importante intervista. Io farò alcune domande a Thomas e poi replicherò traducendole in italiano. So, here we are, Tom. Once again, thank you for finding your time for us. I know you are extremely busy, so we really appreciate your presence here. I would like to ask you how you started to be interested in asteroids. Well, I got hired as a graduate student back in the 1980s, Gianluca, by a professor named John Lewis at the University of Arizona. And he had as his research interest asteroids and asteroid resources. And the more I learned about them, the more fascinated I became. I finally did my PhD dissertation, my doctoral dissertation, on the subject of finding water on asteroids in the main asteroid belt. And then later, as an astronaut, got quite interested in visiting nearby asteroids as potential stepping stones on the way to Mars one day. And so I think that sort of tells you why I got interested and hooked on asteroids. And as an astronaut and a member of the Association of Space Explorers, one of whose charter goals is to protect the planet, impacts on the Earth through the geological scars left by those ancient asteroid impacts. And we realize that that process is still going on today. And the second, I think, experience of ours is that we participated in this great international project to build the International Space Station together. And if we apply those same space skills, we can certainly put together the technology to deflect a future asteroid using a spacecraft. Come possiamo capire, naturalmente l'esperienza nello spazio è fondamentale, poiché proprio quello è l'accesso che consentirà un domani di avvicinare un asteroide ed eventualmente di metterlo in rotta
una rotta diversa, di defletterlo, come si dice. Avremo modo ovviamente di approfondire questo più dettagliatamente anche in avanti con gli altri ospiti. And Thomas, how did you start your involvement with Asteroid Day? Today we are celebrating the second edition. It is amazing to see how this movement increased and improved over the last year. So I will be very happy to hear how your interest in this started. Okay, well, that's an easy one because with the Association of Space Explorers, our group of astronauts and cosmonauts were routinely attending discussions at the United Nations in Vienna. In fact, we contributed a report to the United Nations that outlined how the world might respond cooperatively to the threat of a future impact. So when the idea of an asteroid day was proposed for 2015, last year, we naturally wanted to support that. And so this year at the United Nations, Doran Pronariu, a Romanian astronaut, actually read into the United Nations record a request that the UN endorse an International Asteroid Day. And I helped Doran prepare that statement. And so the Association of Space Explorers is one of the founding sponsors of Asteroid Day. And we're so interested in seeing it grow. Tonight here, I'll be speaking in Virginia in the United States about planetary defense. So we're putting that support into action all over the world. Thank you for this question. I will just give a quick translation. Come ci ricorda Thomas, di questo ovviamente si sentiva il desiderio, il bisogno di parlare, naturalmente a livello istituzionale, ma ovviamente ben al di là dei confini di ciascun paese. La questione è certamente complessa, è certamente fondamentale. Quindi la nascita di un movimento come Asteroid Day in qualche modo supporta in modo spontaneo, in modo naturale, ecco, questa connessione intergovernativa. Tra l'altro ci ha ricordato come l'Agenzia Spaziale della Romania abbia quest'anno sottoposto proprio alle Nazioni Unite la questione, ecco, dell'Asteroid Day. Thomas, your question touched what I think is a very big point. We cannot win against a potential hazardous asteroids alone. I mean, it is important a very strong cooperation between among nations, because I think at least, and your point here will be precious, nobody alone is able to face such a very complex task. Well, the consequences of an asteroid impact can be very serious and they can be global in extent. So, all of the nations of the world share the hazard or the risk from an asteroid strike. Now, maybe NASA could do a good job of deflecting a future asteroid headed for Earth, or maybe the Russian Space Agency or China. But the other nations of the world need the assurance that the countries are working together, the space agencies are cooperating to make sure the plan is a good one. It's an efficient one. And so, by pooling our space experiences and going together to deflect an asteroid that might be headed towards us in the future, we get the best guarantee of success and we get the trust that's necessary to make these decisions to act in a timely way. And that trust has to be developed through cooperation before, through, and after such a deflection mission. Giving a quick translation of these very interesting answers. Come dice Thomas, qui è fondamentale la cooperazione. Certo, ci sono delle nazioni che hanno maturato una grande esperienza nello spazio, alcune le conosciamo, sono proverbiali, poi c'è la grande come dire, ascesa allo spazio della Cina, ma naturalmente qui la questione di condividere a livello internazionale è importante, deriva dalla necessità di coordinare il prima, il durante e il dopo, ecco, una possibile importante allerta di questo tipo. I know, Thomas, you are very busy, so I will have just another question, then I will leave you so that you can even enjoy your own asteroid day there in the United States. And how do you think that asteroid day should develop in the future to reach even more people spreading around this very important information about asteroid and the potential impact risk? Well, I think that one way to spread the word is to use programs like yours, reaching people all over the world on the web to share educational information about asteroids. What are the current developments in asteroid deflection technology? What are the international cooperative developments that are going on? So, just a couple of examples. Number one, our motion to adopt an International Asteroid Day at the UN came from the Association of Space Explorers.
And I'm glad to report that this fall, the General Assembly at the United Nations will consider that official adoption of an International Asteroid Day. It's been recommended by the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, and we'd like to see it adopted by the United Nations in the fall. That's one way, is to cooperate on these global, neighborhood, global community broadcasts about the asteroid hazard. And then we all individually can act by contacting our representatives, our governments, our space agencies, asking them to pool their resources to increase the discovery rate of hazardous asteroids and to develop a plans to tackle one should it be headed towards us in the future. Thank you. Just giving a quick translation, then we'll be back for some greetings. Come ci ha detto l'astronauta NASA Thomas Jones, è importante che naturalmente intanto ciascuno faccia la sua parte, è importante ricorrere anche a queste tecnologie che possano appunto, come stiamo facendo adesso, attraverso la rete così efficace nel raggiungere tutti ovunque, ecco, diffondere notizia su questo, così come naturalmente è importante che anche a livello di Nazioni Unite ovviamente si arrivi magari a stabilire che l'Asteroid Day è un giorno importante proprio in quel contesto e naturalmente auspichiamo che l'anno prossimo molti altri, questo è un commento che aggiungo io, molti altri possano magari aderire anche a questa edizione tutta italiana. Io naturalmente colgo anche l'invito di Thomas Jones a sollecitare naturalmente i nostri governi verso la tematica fondamentale degli asteroidi. So, Thomas, I want to thank you really a lot for being with us today, because we really appreciated your very important contribution, and I appreciate this twice, because not only for us you are a reference here, but also I know how many duties you have today there. So thank you very much for finding your time for this online event. In the name of our Italian community, a big thank you, and we really wish the very best with all your projects, your dreams, and your ideas. So thank you so much, and keep your great job, Thomas. Thank you, grazie, and ciao to everybody out there. Thank you. Arrivederci. Torniamo dunque in diretta, siamo di nuovo collegati qui con la nostra trasmissione. Un momento, voglio giusto verificare. Ok, direi che ci siamo. Dunque, provo ora a chiamare il nostro importante referente Grigori Richters, che tra l'altro mi spedisco giusto. Per verificare che magari sia online. Si tratta naturalmente di un giorno, vi lascio immaginare quanto complesso, soprattutto per i nostri ospiti. Ci tengo a precisare che Thomas Jones è uno dei membri fondamentali dell'Asteroid Day Expert Panel, sicché si tratta per noi veramente di un'occasione grandemente prestigiosa. Sono molto contento che questo si sia potuto concretizzare e adesso confido di poter raggiungere Grigori Richters, cofondatore, dall'altro lato il regista dal quale e poi è partito il film, ha diretto il film 51 Gradi Nord, da cui poi ha avuto origine l'intera avventura, l'intera questione legata all'Asteroid Day. Sto giusto aspettando ancora qualche istante proprio per verificare se magari questa riesco a, pare che ci sia un buon feedback. Ok, direi che possiamo subito procedere a chiamare Grigori Richters, regista di 51 Gradi Nord, da cui tutto questo ha avuto origine. Ecco, preparo solamente la connessione con lui per essere pronto a dargli il giusto risalto. For
forse ci stava chiamando direttamente Grigori. Aspettiamo giusto un istante per verificare ancora con lui. Sì, ora mi dice occupato. Intanto io approfitto intanto per inquadrare questo importante evento, la complessità anche di questo avvio, a dispetto ovviamente della consuetudine, dell'esperienza comunque del Virtual Telescope in questo contesto, rende anche testimonianza, credo, dell'esperimento stavolta di grande complessità tecnica con cui abbiamo per l'appunto cercato oggi questa nostra, come dire, di offrire, di portarvi direttamente proprio Asteroid Day. Quest'anno, peraltro, di concerto con il nostro, diciamo, referente, che stiamo giusto per chiamare, credo che possa essersi liberato, provvediamo immediatamente. Allora, c'è un grande fermento, vedo che anche un altro tra i quattro fondatori di Asteroid Day si sta, come dire, adoperando per cercare di collegarsi con noi. Dunque vi ricordo che siamo oggi qui per celebrare la seconda edizione di Asteroid Day, che quest'anno in Italia, d'accordo, d'intesa con il board internazionale, ha creato questo contenitore Asteroid Day. Ok. Ok. La persona chiamata non è disponibile. Lascia un messaggio dopo il beep. Vediamo se riusciamo stabilire questo collegamento attualmente in California. Hey. Okay, just one second. I just want to put you on the live stream so that everyone connected, Grig, can actually see you. So happy that here we are. So let me check. And here we have. Eccoci dunque connessi, siamo perciò connessi con Grigori Richter. Lui è, diciamo, è la persona da cui tutto ha avuto inizio, tutto ha avuto origine, poiché Grigori Richter, autore del film 15 Degrees North, ha dato di fatto vita, origine all'intero movimento, film che è stato musicato da Brian May, che conoscete tutti, il leggendario chitarrista dei Queen e, cosa meno nota, astrofisico. È per noi un grande piacere avere Grigori Richter, al quale rivolgeremo adesso alcune domande e sarò ben lieto di tradurlo. So here we are, Grig. Thank you for finding the time. I can imagine this is one of the most busiest day of your year. Yes, absolutely. Well, thank you so much for having us, and and it's absolutely incredible what you and the Virtual Telescope have pulled together in Italy. I mean, it's really we're seeing all the engagement and all the observatories, the planetariums, all the different educational places that are connected through Italy. It's absolutely amazing. So we're very thrilled to be working with you, and all your Italian colleagues and friends is absolutely incredible. Do you need to translate this, or do I just go? Just tell me. Yeah, I just want to translate from time to time. So let's say this in Italian. Che
Siamo molto felici che Grig, ecco, ci saluti e soprattutto ringrazia anche il Virtual Telescope per questo grande sforzo. Quest'anno, come detto, ufficialmente abbiamo promosso in Italia l'Asteroid Day Italia, che ha avuto adesioni importanti da parte di associazioni, da parte di planetari, da parte di singoli che hanno voluto organizzare eventi appunto lungo lo stivale. So, Grig, I have a question. This is a personal question, but I'm sure a lot of people out there is just hoping to ask this. How did you start this idea, Asteroid Day? What is the origin of this wonderful, epic movement? Well, there was a very emotional moment actually today. It all started, well, it really started with my film 51 Degrees North that you mentioned earlier. And when I met Dr. Brian May, he decided that he would help and make the music for the film, which was incredible. And he did it, it was just beyond a joy to be working with him. And one of his good friends, Garrick Israelian, he was running this crazy, incredibly ambitious, amazing festival called Starmus. And so this is 2 years ago. We took my film 51 Degrees North and we screened it at Starmus. And Starmus is about science and art. And Stephen Hawking was the keynote speaker, and he had Brian May and Rick Wow. Wakeman and musicians and artists sort of come together and do science and art together. And part of this program was my film, and I was obviously extremely thrilled. And that was the place where we really sat down, inspired by talks of scientists and musicians all coming together and saying, you know what, if something as crazy as this that Garrick put together with Starmus can become a reality, then maybe we should do something. I don't know, it just inspired me personally, talking to people like Stephen Hawking and talking to them about the film. And about the real issue about making the film was I wanted to raise awareness about the asteroid hazard, to make people aware about asteroids as a threat, but also all the other aspects of asteroids. So, sorry, if you want to translate, don't just tell me. Yes, I do. Interessante, abbiamo voluto chiedere a Grieg Richters come è nata in lui l'idea di questo Asteroid Day e lui ce l'ha raccontata. Appunto, tutto questo è nato da un film, 51 gradi nord, che deriva dal fatto che a quella latitudine si colloca proprio il luogo di Tunguska, il più recente impatto importante della storia che, come dire, ci vede protagonisti, non è un fatto remoto. Ebbene, quel film è stato musicato sul suo stesso desiderio da Brian May e lì hanno cominciato, come dire, a ragionare su questo. E la prima del film è stata al Festival Starmus, che è stata una cornice fondamentale, anche perché ospite d'eccezione di quell'evento, quella volta 2 anni fa, era Stephen Hawking, uno dei più grandi scienziati, un'icona della scienza contemporanea. E quindi da questo dialogo, da questa conversazione, è venuta fuori la consapevolezza dell'importanza, ecco, di poter creare un movimento che esportasse verso la comunità più ampia dei non addetti ai lavori questo straordinario, straordinario tema. I want to also to remind our friends that these very hours your film, your movie, 15 Degrees North, is available for free on the asteroidday.org for viewing. So I strongly suggest everyone listening to go there. I really enjoyed the movie because it is giving, a key to enter inside this, how can I say, this unusual, situation. It is a very, very nice investigation. I strongly suggest everyone listening us to go and just go there. E suggerisco a tutti di visitare il sito asteroidday.org perché nell'Asteroid Day è possibile visionare gratuitamente proprio il film di cui noi stiamo parlando. So, Greg, I remember very well last year edition. It was very nice, but I see that really you expanded a lot just in 1 year. This is just science fiction. I don't know how, how you could really do this amazing job. And for us, it's just such a big pleasure to support from Italy this big effort. What is for you the most important improvement you see if you compare this edition with the previous one? What changed? What improved? What was your new idea here?
Well, I think, you know, when we started this, this is, you know, Brian May, Danica Remy, and Rusty Schweikart from B612, you know, which is an organization that has really been for many years dedicated to, you know, protecting the planet, and a private organization. And it was really sort of, you know, Danica, Rusty, and Brian and I who said, you know, with the combination of art and, you know, sort of their expertise, you know, we should do something, but we need, you know, strong partners to make this real global effort, and we need you know, strong supporters. And that was kind of the first basis. So when I say strong supporters, you know, we need people that know what they're talking about, you know, that know about the issue, that are experts in the field. That's why we have an Astro Day expert panel. But at the same time, we also need people that are able to reach out to, let's say, an audience, a public that is not aware of it, and gets them inspired to be thinking about asteroids. So I'm talking obviously about celebrities, I'm talking about artists, I'm talking about, you know, scientists that are not in this field but are very well known in other fields, to kind of bring them all together into this community. Sorry, I always go too far and you need to translate, so I'll stop and then you can... Well, I think that this was a key factor, because involving people even from different areas was, just a wonderful excuse to make clearer and clearer the topic, because even inside, I believe, you had to share information and a lot of benefits when you went out to talk with the people. Well, exactly. And, you know, at the very beginning when we started this idea, it was November 2014. And we had 6 months between having the idea and actually, you know, doing the first Astro Day, because we knew we either picked Chelyabinsk, February 15th, or June 30th, Tunguska. And Chelyabinsk was far too close in people's memory, and people actually got injured. Yeah. And also it was just too close for us, you know, coming up with the idea in November to be doing it in February. We needed some time. And so at that stage, really, we knew we needed, you know, we needed more people that can help with the outreach, that can, you know, that can bring, you know, larger communities into this and attention. So we had more partners. We had some amazing supporters. That's the whole thing. In the first year, you know, we got very far, you know, with the time that we had, and we, you know, we wanted to make sure that the foundation is laid, so we got the right supporters, the right partners, and we can reach out to the community. But we did not have enough time, really, to create a large network, a large web. I think that's really the difference. You know, we have somebody like you who's so incredibly passionate. You're the perfect example of, let's say, a regional coordinator, somebody who can take this idea of Asteroid Day Global, you know, that three people or four people working on this, you know, we can't go to Italy, to Spain, and to all these places at once. So having somebody like you really take ownership, leadership of this, and taking it to your community through your existing networks and saying, this is important, I want to support it, that's exactly the path to success. And I think you are the absolutely perfect example of how this needs to spread out in 2017, that we need more regional supporters, kind of like the Planetary Society. They have all of these different chapters in all of the different regions around the world. And so, you know, we started great in 2015 with some great events and some great partners and supporters. But now we are bigger, we know what we're doing much better this year, and next year it's going to be even bigger, and it's just going to grow and grow and grow, and it's going to be a beautiful movement, because it is about a beautiful problem. It's a problem that we can solve using our brain. You're right. We, the human species, have a reason to come together, no matter whether you're Italian, German, Asian, Indian, it's something government, private. It's something that affects us all. It's important to us all, to this planet. And that's why it's a beautiful problem, because we can solve it together. And there's so much we need to learn about asteroids. It's not just a problem, but it's an opportunity to understand where we're coming from. Is life originated from these rocks, from this rubble in space, from this debris? And so all these things we want to get to the public. And we cannot do that without passionate people like yourself, you know, who already have a network set up, and who really say, I want to take ownership of this, and I'm bringing it to my local community. We cannot do this
without people like you. And that is the key. So next year, anybody listening in, if you're in India right now or in Japan, anywhere, you know, call us. You know, we're more than happy to, you know, talk to you. This is exactly how it's going to grow, with regional support like Gianluca is presenting here in a perfect example. And it's absolutely brilliant. And I'm so loving working with you. And you've done such an incredible job, seriously. And all of the people that are listening into right now, the reason why you're listening in is because you're interested. And that is the key. You know, you don't need money. You don't need financial resources. You need passion. You're that right. is what you need. And people like that, people like yourself and people like the ones listening in right now from all the planetariums and all the astronomy clubs and schools, those are the people that we need. And then we can grow and grow and grow. And this can become the most beautiful, the most beautiful movement that this planet has ever seen. And I strongly believe in that. And that's what I'm fighting for every day. That's what I'm working towards every day. And so thank you, everyone. And thank you, Gianluca. Thank you to you. Well, it is a long sentence from you to translate, but please. Yeah, please. I just needed to get this out. I'm sorry. It was really a pity to just ask you to stop, because not only was interesting to hear you, but let me say, the message was strongly supported by your passion and your involvement. And now I'm going to translate. Please just wait 1 minute, then I will send you some greetings, because we will continue. I can go and get some coffee when you can. So, amici, potete da qui comprendere realmente il movente, anche l'interesse e la passione che c'è in personaggi come Grigori Richters, che è tra i 4 cofondatori. Abbiamo ricordato anche Brian May, ma ci sono 4 fondatori totali, ecco, che da soli hanno cominciato pian piano a contaminare, a proporre a colleghi, amici, artisti, perché c'è una grande connessione tra scienza, arte e quindi discipline che apparentemente non hanno legami, e questa connessione trasversale ha dato grande forza al movimento. Ha ricordato anche l'evento di Chelyabinsk, che certamente è un evento recente, ne abbiamo sentito, ne abbiamo letto, ne abbiamo visti i video su YouTube, ma Tunguska è certamente l'evento di riferimento così significativo, 1908, 30 giugno 1908, e Grigori ci ha giusto ricordato come il coinvolgimento di ciascuno sia la chiave vincente, determinante per l'Asteroid Day. Chiunque in India, in Inghilterra, in Germania può da oggi considerarsi fondamentale, rivolgendosi a Grigori e naturalmente ai suoi più stretti colleghi, per proporsi magari per come dire, prendere in mano, come abbiamo fatto noi in Italia con il Virtual Telescope, proprio il prossimo Asteroid Day del 2017. So Grig, for now I will leave you some time to relax, because I really cannot imagine how busy you are. I say goodbye to you where you were in London, and the next day I saw you in California. So just want to say one last time, you know, please. That is the key to this, to Astro Day, is people like you. If anybody's listening right now who's passionate about this, get in touch with us, info@astroidday.org. You can maybe put the link somewhere. Get in touch with us. We want to hear your ideas, how to improve. And this is really, we've been doing this for 18 months. It is no time. And we've come so far. Imagine what we can do with 5 years and passionate people like Gianluca doing this regionally. This could be the greatest movement of our time, seriously, because it's such an important issue and it is such a beautiful problem, because look at all the terrorism, all the terrible things that are happening. This is something where no matter where you're from, we can all solve this together, and we can learn together, and using things like Skype and the internet, you know, we can connect the world and rally behind such an important issue. So thank you so much for for bringing me in, and thank you so much for your leadership. I honestly think we cannot do this without you and people that are passionate like you. So thank you so much. It means so much to me. Thank you very much, Greg. As you know, we will be
stay in touch together later on, because we will have the long night with Asteroid Day online. So thank you for finding the time here. I will translate to Italian and they are seeing you saying hello. So thank you. Time to say goodbye. Goodbye. Ciao, Grig. See you later. Ciao. Thank you all so much. Thank you so much. Eccoci dunque di nuovo qui in studio. Abbiamo salutato, congedato il Grigori Richters, uno dei cofondatori di Asteroid Day. Lo ritroveremo con noi più avanti, ma nel frattempo siamo arrivati allora al momento, direi, di controllare anche quali siano le condizioni meteo. Intanto accedo ai miei telescopi remoti per verificare che siano operativi e soprattutto operabili in condizioni di cielo dignitoso, cosa poco scontata. Ecco, Grigori Richters ci ha ricordato, sottolineandolo ancora, come la possibilità per tutti di contribuire a questo progetto sia la vera chiave per il successo. Qui è fondamentale, ecco, lo posso testimoniare, il Virtual Telescope, nella fattispecie il sottoscritto, ha voluto proprio, come dire, mettere a disposizione la propria esperienza, la propria rete, i propri contatti, appunto, a disposizione dell'Asteroid Day, apprezzandone, sposandone ovviamente le intenzioni. E io desidero anche ringraziare tutti coloro che in Italia hanno aderito a questa nostra proposta, che seppur con un solo mese, peraltro, come dire, tra mille difficoltà che credo tutti possiate immaginare, siamo riusciti a creare una piccola costellazione di eventi che tuttavia riesce a coprire quasi interamente il paese. Ecco, abbiamo avuto alla metà di giugno l'osservatorio astronomico Copernico in provincia di Rimini, che ha sposato, si è associato a Asteroid Day, organizzando eventi anche con visione di meteoriti, un fatto francamente spettacolare, bellissimo. Desidero poi ricordare anche gli eventi ora in corso, gli amici della Società Astronomica Pugliese, che sono in una cornice splendida, appunto nella altrettanto splendida Puglia. Desidero anche ringraziare l'Associazione Astrofili Sardi e il Planetario dell'Unione Sarda, sempre questa sera, nella loro regione, attivi con Asteroid Day, così come gli amici del gruppo Astrofili dei Monti Lepini, Osservatorio di Corga. Poi abbiamo naturalmente anche altri aderenti, in particolare anche il gruppo EAN e l'associazione Empiricamente, che hanno lanciato una interessante maratona degli asteroidi, vi invito a cercarla sul web, e poi anche gli amici del gruppo Astrofili Montagna Pistogliese dell'Osservatorio Astronomico Pian dei Termini, che in Italia svolgono molto lavoro sugli asteroidi di tipo NIO, e anche loro ospitano un evento Asteroid Day, stavolta in Toscana. Poi saliamo fino nella regione autonoma Valle d'Aosta, dove gli amici dell'Osservatorio Astronomico e Planetario, appunto del luogo, a loro volta aderiscono a Asteroid Day Italia, e si unisce anche il Planetario Pitagoras di Reggio Calabria, sempre quest'oggi, e poi anche il Planetario di Roma, con il quale più tardi dovremmo avere, anzi, anche un collegamento. Giusto un ragguaglio volante. Dunque, verifichiamo allora che i nostri strumenti siano operativi, affinché da lì si possa poi aprire, dicevo, la sessione al telescopio. Mi scuso anche per un problema iniziale: per qualche ragione il file che avevo scaricato da YouTube contenente le caratteristiche del sistema era andato corrotto, e questo non ci ha certo agevolati. Vediamo se mi riesce di fare questo controllo. Dunque, le condizioni non sono proprio ideali, però credo si possa comunque tentare. Perciò sono in procinto di aprire l'osservatorio. Ovviamente, come ben sanno tutti coloro che vivono in Italia, qui la situazione è tale per cui, da un lato, le nuvole che ci hanno tenuto in ostaggio come mai in questa stagione, anzi direi tutto l'anno, e poi non da ultimo il fatto che, essendo estate, ovviamente la notte arriva molto molto tardi, ecco che alla fine ci ritroviamo davvero a fare gli astronomi in ritagli di tempo realmente realmente striminziti e piccolissimi.
mi pare che si possa procedere con l'apertura dell'osservatorio, quindi mi appresto a farlo. Naturalmente abbiamo avuto un inizio, come dire, già alla grande con il collegamento esclusivo con Thomas Jones, 4 volte nello spazio, astronauta NASA con lo shuttle, e ora con Grigori Richters, che dell'Asteroid Day è di fatto la mente, colui che dirigendo il film 51 gradi nord, che sottolineo disponibile sul sito di asteroidday.org, è quello che poi ha dato vita a tutto, con la colonna sonora scritta su sua volontà da Brian May. Ecco che da lì poi da cosa nasce cosa, come si suole dire. Ora tento naturalmente di avviare anche il telescopio, vediamo di riuscire in questo, anzi voglio provare, perché no, a condividere con voi proprio la, direi, la console. Aggiungiamo così anche la console di controllo dello strumento, in modo tale che possiate seguire anche questa operazione. Vediamo se mi riesce di farvela arrivare. Questa la possiamo chiudere. Pure questa e forse... Adesso non lo nascondo. Ora però, tra l'altro, ho a breve anche un collegamento con il planetario di Roma, che si è unito proprio, che abbiamo immaginato questa staffetta, planetario presso il quale ovviamente lavoro. Eccoci qui, vediamo di mandarvi la console del telescopio. Direi che possiamo avviarlo e così siamo anche, come dire, sulla strada giusta, magari proprio per poter avviare l'osservazione. Tra l'altro, nel corso di questa diretta, ecco, vorrò anche raccontare qualcosa sugli asteroidi dei quali francamente il Virtual Telescope infinite volte, ecco, ha trattato e raccontato. Noi siamo davvero felicissimi sempre, ecco, che attraverso il nostro canale si parli spessissimo di asteroidi, un soggetto a cui il Virtual Telescope dedica molte energie anche da un punto di vista prettamente scientifico, se può valere qualcosa. Chi vi parla, proprio nel suo percorso universitario, vuol dire, si è laureato in astrofisica proprio specializzandosi sugli asteroidi potenzialmente pericolosi. Dunque mi pare che qui sia più o meno tutto pronto. Abbiamo potuto qui spostare il nostro telescopio, vedete, ora è apparsa la maschera consueta, e magari proviamo, perché no, proprio a puntare uno di questi asteroidi, scegliendone magari uno un pochino più luminoso, visto che le condizioni meteo non sono proprio tra le migliori, quindi dobbiamo avere anche un pochino di fortuna. Vediamo, ecco, questo asteroide mi sembra un buon asteroide, sempre che da quella parte ci sia ovviamente una condizione di cielo sereno. Stiamo dunque celebrando Asteroid Day Italia nella vivace partenza. Ho dimenticato, ma in realtà l'ho solo rimandato, avete visto con quanta rapidità abbiamo dovuto recuperare il collegamento direttamente con l'Arizona, con Thomas Jones, che questo evento si svolge in collaborazione con il canale Scienza e Tecnica di ANSA, e che Virtual Telescope è supportato tecnologicamente da Unitron Italia Instruments, Software BISC, Badre Planetarium, Santa Barbara Instruments Group e Planewave Instruments. Siamo, direi, arrivati laddove l'asteroide che abbiamo puntato è segnato sulle nostre carte, e dunque acquisiamo una prima breve immagine, tanto per verificare se di là c'è o meno cielo sereno, nel qual caso andremo ad applicare un'esposizione certamente più lunga, magari anche chiedendo al nostro strumento, perché no,
di inseguire il corpo celeste. Mi sembra che le stelle ci siano, quindi approfittiamo subito di questa fortunata condizione. Chiederò al telescopio di seguire scrupolosamente il moto proprio, il modo apparente di questo corpo celeste. Questo magari ci potrà aiutare, perché no, a riconoscerlo. Abbiamo l'esposizione e io colgo l'occasione ovviamente anche per introdurvi più da vicino al clima di questa serata. L'avete capito? Oggi si celebra in tutto il mondo il secondo appuntamento con Astro Day, questo movimento internazionale che ha l'intento, unendo da un lato scienziati e personalità nel nome degli asteroidi, della conoscenza attuale di questi corpi celesti, ecco, di raggiungere il grande pubblico proprio per informare al meglio su ciò che sappiamo su questa componente essenziale appunto del sistema solare, gli asteroidi, e soprattutto su questioni più direi forse anche di maggiore interesse, di impatto sociale, come possono essere i loro potenziali impatti, le collisioni che prima o poi avvengono, perché direi legate in modo assolutamente naturale proprio a questi corpi celesti. È stato il film 51 gradi nord di Grigory Richter a dare il là al tutto. La colonna sonora è stata curata da Brian May, chitarrista leggendario dei Queen, astrofisico, e proprio discutendo tra loro hanno pensato di coinvolgere un altro paio di persone, e da lì è nato proprio questo movimento. E poi, parlando ciascuno nel suo contesto con i primi vicini, una vera e propria ola in espansione ha raggiunto anche nomi illustri, penso a Martin Rees, penso a Stephen Hawking, penso oltre a Brian May a Peter Gabriel, che come artista è certamente un nome sommo nel patrimonio culturale dell'ultimo tratto, direi, della storia della musica. Insomma, personaggi con tale diversa vocazione, eppure tutti impegnati, ecco, nel diffondere l'esigenza, perché poi questo è l'obiettivo, che occorre incrementare di un fattore 100 la nostra attuale capacità di avvistare gli asteroidi potenzialmente pericolosi. Avremo modo anche di raccontare qualcosa al riguardo. Noi ne conosciamo ad oggi circa 15.000, ma si pensa che ce ne sia almeno 100 volte tanto. È chiaro che quelli più grandi li abbiamo quasi tutti scoperti. Più grandi sono gli asteroidi, più essi mediamente sono brillanti, quindi più facili da stanare. Quelli più subdoli sono quelli più piccoli, che proprio perché piccoli e lontani, ma quando sono lontani deboli, diventa complesso riuscire ad osservarli, e quindi li troviamo spesso già nelle immediate vicinanze della Terra. Singolare il caso di Chelyabinsk, citato da Grigory Richter durante il collegamento, che nel 15 febbraio del 2013, come dire, esplose nei cieli della città russa senza che l'avesse visto nessuno, semplicemente perché giungeva dalla parte diurna, dalla parte del sole. Ecco, quello è un caso emblematico di come tecnologie e sforzi siano necessari per riuscire appunto nell'impresa di catalogarne il più possibile. Non si può ragionare e evitare il rischio di collisione di un asteroide che, ahimè, sì, è su rotta di collisione, ma che io non ho ancora scoperto. Sta per arrivare la nostra immagine, vediamo se il primo asteroide che abbiamo chiamato qui sul banco degli imputati, vediamo se si riesce magari a dargli un'occhiata. Volevo giusto peraltro fare... Siamo ovviamente in una condizione di cielo non proprio ideale, ma l'asteroide è esattamente quello che si trova all'interno, ma quasi sul bordo alto del nostro cerchietto. L'asteroide in questione, aumentiamo anche un po' il tempo di esposizione. Volevo però anche fare una cosa, mi sia consentito di farla al volo, per favore, altrimenti diventa poi complicato. Allora, andiamo subito, volevo giusto copiare questo, l'abbiamo fatto, tanto il telescopio sta ottenendo, dicevo, un'immagine più profonda. Così avremo modo di adocchiarlo meglio l'asteroide, perché quello che sta facendo adesso il telescopio è, come dire, inseguire l'asteroide, sicché
tenendolo fermo agli occhi del telescopio, saranno le stelle sullo sfondo a apparire in movimento. Allora, ok, vediamo, sento vari segnali giungere da telefonini vari, perfetto. A breve avremo la telefonata dal planetario presso il quale si sta svolgendo uno di questi eventi. Ringrazio anche gli amici che stanno seguendo in chat. Siamo perciò, ecco, sulle tracce di questo primo asteroide, l'asteroide 137.170-1999XF1, del quale andremo ora a recuperare a breve, credo che qui ci sia il planetario in vista. Ecco qui un primo contatto proprio con il planetario. Proviamo subito a cercarne qualcuno. Stiamo per stabilire un contatto con il planetario di Roma. Eccoci dunque. Gianluca? Eccoci Stefano, sì, perfettamente. Perfettamente. Ci sentire bene? Perfetto, allora Gianluca sei in diretta con noi dal planetario di Roma. Eccolo qua, ti vediamo e ti sentiamo. Sì, io sono molto contento di questo collegamento, Stefano. Stavo giusto introducendo ai tanti che ci seguono in questa lunga maratona da casa, che appunto alle 22, ora proprio così rotonde, era prevista questa connessione con il planetario di Roma, che anche quest'anno, raccontavo, aderisce all'Asteroid Day proprio per anche attingere all'esperienza con la quale il planetario ha sempre tenuto d'occhio, ancor più nella sua sede dell'EUR, proprio la questione degli asteroidi. Ecco Stefano, sono, come dire, contentissimo che siamo riusciti a stabilire questo collegamento, perciò ecco, abbiamo, come ti dicevo, 10 minuti per dare magari assieme un'occhiata a qualche asteroide che, complice il bel tempo, forse riusciamo anche ad acciuffare. Allora benissimo, noi siamo qui con il nostro pubblico e siamo pronti, come dire, per osservare che cosa c'è nel menù del cielo questa sera, perché abbiamo visto che i passaggi ravvicinati non ce ne sono, ma abbiamo qualche asteroide da tenere d'occhio stasera? Dunque, come dicevi, asteroidi realmente spericolati in queste ore non sono nei paraggi della Terra, peraltro è abbastanza, come sai, oscillante questo, perché proprio le continue ricerche da parte dei telescopi delegati fanno sì che alle volte, ecco, si affollino alcuni di questi asteroidi proprio più vicini, magari ne passa un grappolo anche magari all'interno dell'orbita della Luna, mentre adesso in questo momento, forse proprio temendo occhi particolarmente attenti dell'Asteroid Day, si tengono un po' più lontano. Però ovviamente asteroidi di questo tipo, potenzialmente pericolosi, asteroidi tipo Neo, ce ne sono sempre, magari non a distanza modesta, però comunque sempre visibili. Ecco, io non so se voi riuscite, adesso vi indirizzo, dirigo all'interno della nostra finestra della diretta video proprio l'ultima immagine che il telescopio è riuscito a prendere, devo dire con qualche nuvoletta di passaggio. Provo a ingrandire questa immagine perché in questo campo stellare, che poi vi colloverò in cielo, vedete, si vede qualche stella, dovrebbe, se non è arrivata, arriverà a breve perché c'è un piccolo ritardo ovviamente tra la nostra direttissima Skype e, come dire, poi
il filmato che invece viaggia su YouTube. Non so, Stefano, se già vedete la videata dell'asteroide. Sì, la vediamo. Allora, ecco, si riconosce il fatto che tutti gli astri di questa piccola finestra sono un pochino allungati nella direzione, diciamo, diagonale, dall'alto a sinistra in basso a destra, mentre al centro c'è un astro perfettamente puntiforme. Cosa è successo? Che il telescopio, nel corso, dell'acquisizione dell'immagine, che ha richiesto 4 minuti per raccogliere luce a sufficienza, sta inseguendo quell'asteroide, sicché, come dire, annullando il movimento peculiare di quello, ovviamente le stelle di riflesso sembrano muoversi loro dalla parte opposta. Quindi ecco una buona tecnica questa per isolarlo, per farlo, come dire, fargli alzare la mano e dire sono io quel E come si piccolo. chiama questo asteroide? Questo è l'asteroide 137.170 1999 HF1 ed appartiene appunto alla categoria dei Neo. È uno di quelli che possiamo definire genuini ai fini del nostro evento di questa sera. Quanto è vicino questa sera? Allora, questa sera ve lo dico al volo, il bello proprio di fare anche le cose in diretta. Vedete, in questo momento in realtà direi quanto è lontano, perché come si legge dalla finestrella di dati che ora apparirà, se già non è apparsa anche sul vostro schermo, la distanza dalla Terra è più o meno simile alla distanza della Terra dal Sole, quindi siamo sull'ordine dei 150 milioni di chilometri. Eppure, nonostante questo, ecco, riusciamo a percepirne il moto aspettando abbastanza. Certo, se fosse stato molto più vicino, come credo molti dei casi che avrete raccontato ai nostri gentili ospiti, come sai, sarebbe bastata una manciata di secondi già per vederlo schizzare via. Infatti, e qui però questo ha un'orbita che prima o poi lo porterà a intercettare anche quella della Terra, giusto? Anche se adesso veleggia Sì, lontano. questo è un asteroide di quelli che quando vuole si avvicina abbastanza. Tra l'altro stavo giusto cercando nel sito, perché poi devo dire ho dovuto scegliere asteroidi quasi all'istante, perché tenendo un po' conto della condizione meteorologica e di tutto il resto, non è, come dire, stato facilissimo vedere, cioè trovare quale asteroide poteva magari esserci d'aiuto, però voglio provare a vedere se digitando proprio in diretta, ecco, sul sito del Jet Propulsion Laboratory si riesce ad avere. Questo è proprio, ecco, proprio, infatti ricordavo, ma non volevo dire una sciocchezza, questo è tra gli asteroidi di tipo Neo uno dei più subdoli appartenendo alla categoria degli Aten. E gli Aten sono tra i tre, direi anche quattro sottogruppi di Neo, quelli che trascorrono molta parte della propria orbita all'interno dell'orbita terrestre. Questo perciò li colloca alla stregua di Venere e di Mercurio molto vicini al Sole, visti da Terra, e quindi ardui da scoprire. Ecco, questo è uno di quelli che si può avvicinare restando lungamente nascosto nel bagliore diurno. Ecco, sono contento che abbiamo preso, se vuoi, Stefano, proprio un asteroide così significativo per questa nostra diretta. Anche Eh sì, decisamente. se tu ricorderai. Sono sicuro che non vorrei però anticipare una cosa che magari avevi ancora in serbo. Ricorderai i casi più spettacolari che abbiamo condiviso in diretta direttamente proprio dal planetario di Roma qualche anno fa. Sì, uno lo volevo mostrare dopo, E infatti. appunto, quindi non voglio, come dire, rubare la sorpresa, si tratta veramente di astri eccezionali. Ecco, io vorrei giusto ricordare, sottolineare, anzi, perché l'avrete fatto senz'altro, che questa giornata come dire, ripropone più in forze dello scorso anno proprio questo messaggio, cioè ne parlavo proprio poc'anzi in diretta, si è collegato con noi Grigori Richters, uno dei quattro fondatori di Asteroid Day, il cui film 51 gradi nord, riferito proprio alla latitudine di Tunguska, è stato, come dire, il calcio d'inizio del tutto, che proprio questa trasversalità tra i paesi, questa cooperazione tra istituzioni planetari, proprio citati esplicitamente, tra l'altro è al corrente di questa nostra connessione anche appunto il Board Internazionale di Asteroid Day, ecco, proprio questa diffusione tra le persone, magari lontano dagli esclusivi centri di ricerca, potrà magari un giorno, come dire, arringare i potenti, chiamiamoli così, diciamo più seriamente i governanti, per considerare, accanto a tante derive folli dei nostri tempi, che forse sarebbe un'idiozia lasciare scoperta questa sorveglianza e magari lasciare che un asteroide di pochi chilometri possa spazzare via la nostra fragilissima ma preziosa vita, insomma.
In questo caso l'asteroide che stiamo osservando che dimensioni ha, lo sappiamo? Allora, ti posso dire al volo, vediamo se riesco a trovare da qui. Beh, questo è bello grande, questo è un asteroide che ha naso, ha un diametro di quasi 3 km, un asteroide del genere, se dovesse colpire la Terra, ci costringerebbe a salutare definitivamente questo pianeta. Sì. Quindi ecco, sono contento perché siamo riusciti a pescare, pur nella modesta risacca di questo periodo di impatto di asteroidi vicini, comunque un soggetto di estremo interesse, un near Earth vero di tipo Aten, che peraltro, come tu come dire, hai sollecitato nello scoprire, si tratta proprio di un corpo celeste di potenziale distruzione di massa. Avete capito? Avete qualche domanda voi per Gianluca? Allora, intanto io vi faccio anche vedere dove si colloca in cielo questo asteroide. Vedete, è proprio lì, tra la sfuggente costellazione della Chioma di Berenice e le Zampe dell'Orsa, dove trovate sovrapposti quei vari mirini rossi e gialli. Ecco, lì è... Bravo, aspettiamo che arrivi l'immagine, sì, la video. Certamente. Se ci sono curiosità, abbiamo ancora qualche minuto prima di riprendere la nostra, diciamo, diretta, come dire, sul web. Però ecco, ci tenevo moltissimo a prolungare questa maratona che già è partita, e ho piacere di citarlo quest'oggi, condotta da Ettore Perozzi, nostro collega esperto di asteroidi presso la Libreria Saggi, che poi, passando il testimone qui su Roma al Planetario, prevedeva poi anche questa, diciamo, connessione col Virtual Telescope, che poi su web proseguirà di fatto fino all'alba, poiché a luna di notte inizierà la nostra diretta in inglese e lì avremo ospiti di grande prestigio internazionale in questo campo. Intanto è arrivata la videata, quindi possiamo vedere in cielo dove si trova l'asteroide che stavamo osservando un attimo fa. Lo puoi descrivere se vuoi, Gianluca? Sì, qui ci troviamo in una porzione di cielo tipicamente primaverile, tra le fioche ma celebri stelle da un lato della Chioma di Berenice, dove appare più propriamente l'asteroide Tara, con questo suo nome molto molto simpatico. Gli asteroidi ti portano alle volte a fare scoperte di nomi veramente buffi. E poi eccolo lì, appena all'interno in realtà dell'ampio confine dell'Orsa Maggiore. Quelli che vedete sparpagliati intorno sono altri corpi celesti, qualche cometa o qualche asteroide che avevo appunto selezionato in vista di questo evento, proprio perché, come ricordavi tu, asteroidi neo realmente vicini in queste ore, ahimè, non ce ne sono. Quindi in ogni caso abbiamo, come dire, saputo avvistare un oggetto che è potenzialmente pericoloso proprio mentre descrive l'arco lontano da noi della sua orbita, perciò questo in qualche modo rappresenta anche la nostra capacità di oggi di intercettare questi pianetini, non necessariamente anche solo quando sono vicinissimi a noi, ma anche ancora a distanza di sicurezza, e quindi, come dire, volendo per organizzare le difese ci sarebbe qualche tempo se dovesse cadersi addosso proprio lui, giusto? Certamente, certamente. Tra l'altro è importante la sorveglianza che si fa con questi corpi. È chiaro che qui ci troviamo dinanzi a asteroidi che addirittura hanno un numero definitivo dinanzi. Questo garantisce che la loro orbita sia conosciuta con una buonissima precisione. Ma una volta avvistato, ecco, un asteroide di questo tipo non è che lo possiamo salutare, perché noi possiamo fare delle valutazioni circa la probabilità di rischio, che in questo caso ovviamente è nulla, su orizzonti temporali che non sono certamente sinonimo di eternità. Possiamo dire che per i prossimi 100, 150 anni, 200 anni, matematicamente quell'asteroide non impatterà, non colpirà la Terra. Però osservazioni sparpagliate nel tempo continuamente, certo non fitte tutti i giorni, ma con la giusta cadenza, sono sempre essenziali, tant'è che questi asteroidi vengono comunque sempre tenuti in evidenza anche dal Minor Planet Center, che è, come dire, l'ente che raccoglie tutte le osservazioni e calcola tutte le orbite degli asteroidi, inclusi quelli di cui stiamo parlando. Allora, prima di concludere il collegamento, se c'è qualche domanda dal pubblico, visto che abbiamo in diretta uno degli osservatori più attivi sulla sorveglianza degli asteroidi, dimmi pure, abbiamo una bambina che ti vuole fare una domanda. Volentieri. Ma...
Allora, lei chiede, come ti chiami? Susanna ci chiede se un asteroide di 3 km si può considerare grande. Beh, considerate che asteroidi esistono, non dico di tutte le dimensioni perché non esistono asteroidi tanto per dire grandi come la Terra. Diciamo che si va da asteroidi che possono avere la dimensione di uno stato, magari pensate, ecco, alla dimensione come il nostro paese, ad asteroidi che tecnicamente possono avere dimensioni paragonabili a un granello di sabbia, ma a quel punto magari, soprattutto in atmosfera, le chiameremmo meteore. Certamente un asteroide di 3 km merita tutta la nostra attenzione, tant'è che la comunità scientifica, ecco, proprio prendendo spunto da questa domanda che non è affatto ingenua, ha dovuto anch'essa fissare una soglia, come dire, al di sopra di quello mi aspetto una catastrofe globale, al di sotto no, ecco, 1 km. Da 1 km in su, quindi questo con, come dire, con riporto rientra in questa categoria, sono considerati asteroidi dalla potenziale conseguenza di estinzione globale in caso di impatto. Quindi questo, ai fini del nostro ragionamento, è un asteroide direi molto grande. Quindi è bene che se ne stia andando. Meglio di sì. Bene, Sì. io a malincuore debbo, come dire, concedermi perché devo riprendere un po' il filo e gli ospiti che avevamo, che abbiamo diciamo in programma, però ecco sono molto felice Stefano di essere riusciti, come dire, a creare questa connessione, questa sinergia, come dire, sfruttando giustamente le tecnologie. Perciò ringrazio te, ringrazio Gian Giacomo Gandolfi e naturalmente anche gli amici che hanno voluto trascorrere l'Asteroid Day Italia presso il Planetario di Roma. Perciò buon proseguimento e buon asteroide Grazie Gianluca della cortesia e naturalmente buon lavoro per la tua lunga diretta, Grazie. questa maratona di asteroidi e per l'Asteroid Day Italia, Sì, di cui sei un ottimo coordinatore. chi vorrà potrà, magari se insonne a causa degli asteroidi, potrà collegarsi al sito www.virtualtelescope.eu e da lì, in particolare dall'una in poi, mi rendo conto è un orario davvero astronomo, ecco, veramente avere delle chicche notevoli. Abbiamo ospiti di grande prestigio che sono, come dire, oggi impegnati in prima linea nella ricerca di questi corpi. Grazie mille, buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie Gianluca. Arrivederci. Ciao Stefano. Ciao, a presto. Torniamo dunque alle nostre osservazioni. Direi che possiamo anche qui tornare. Ringrazio Susi che nei commenti che lascia nella chat coglie perfettamente lo spirito di questo Asteroid Day e tra l'altro io non mi stancherò mai di ringraziare. Io l'ho già fatto, l'ho ricordati, ma lo farò ancora. I gruppi, gli appassionati, gli osservatori che hanno voluto aderire a questa proposta che si sta rivelando davvero un successo. Ho, devo dire, accolto con grande soddisfazione e non nego con orgoglio le parole estremamente entusiaste di Grigori Richters con cui ha riconosciuto l'assoluta eccellenza del lavoro che Virtual Telescope ha svolto all'interno della comunità italiana. Noi desidero ancora ringraziare gli amici dell'Osservatorio Astronomico Copernico in provincia di Rimini, la Società Astronomica Pugliese, l'Associazione Astrofili Sardi e il Planetario dell'Unione Sarda, il Gruppo Astrofili Monti Lepini, Osservatorio di Gorga, l'Associazione EAN, l'Associazione Empiricamente, il Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, Osservatorio Astronomico Pian dei Termini, l'Osservatorio Astronomico e Planetario della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Planetario Pitagoras di Reggio Calabria e naturalmente il Planetario di Roma per aver voluto creare, che è la prima volta al mondo che questo succede, proprio un circuito nazionale in questa adesione compatta all'Asteroid Day. Direi che possiamo passare a un altro asteroide, anche quello di chiaro interesse, già quello lo conosco, una mia vecchia amicizia, vi racconterò, perché nel frattempo voglio anche raccontare cosa sono gli asteroidi. Noi li abbiamo già subito presi, come dire, di fianco, abbiamo raccolto la palla al balzo dall'Asteroid Day, sicché abbiamo subito enfatizzato la questione che riguarda l'aspetto critico, la minaccia, il rischio, ma gli asteroidi, come ben sanno tutti con gli amici appunto che seguono il nostro progetto, gli asteroidi sono al contrario una componente fondamentale proprio del nostro preziosissimo sistema solare.
poiché gli asteroidi sono ciò che resta nei paraggi della Terra del materiale primordiale da cui si sono formati i pianeti. Anzi, la collisione, la temutissima idea di una collisione, altro non è che un riflesso, direi, quasi un ricordo di quel meccanismo collisionale, appunto, da cui impatto dopo impatto gli asteroidi hanno, con cui gli asteroidi impatto dopo impatto, vi dicevo, hanno letteralmente costruito i pianeti. È sensazionale a pensarci. Io vorrei proporvi anche quella che trovo un'immagine splendida, perché che poi più che un'immagine è un diagramma, anche se ho piacere di ribadire come questo evento si svolga in collaborazione, in partnership con il canale ANSA Scienza e Tecnica, così come si svolga anche in partnership per quanto riguarda soprattutto la parte media con la rivista Celum Astronomia, con il supporto tecnologico al Virtual Telescope di Uniton Italia Instruments Software, BISC, Badre Planetarium, Santa Barbara Instruments Group e Planewave Instruments. Dicevo come gli asteroidi siano una componente essenziale della popolazione del Sistema Solare, e in Asteroid Day è fondamentale anche ricordarlo. Loro si distribuiscono a tutte le distanze dal Sole formalmente, anche se andando poi a fare una valutazione attenta ci si accorge che si collocano per lo più, la loro residenza naturale preferita rimane tra i pianeti Marte e Giove, tant'è che se io conto, direi uno per uno, questi asteroidi, viene fuori esattamente questo diagramma. Vedete, sull'asse orizzontale si legge una distanza. Abbiamo assunto come metro la distanza Terra-Sole, unità astronomica fondamentale nel Sistema Solare, e quindi semplicemente contiamo quanti asteroidi ci sono a quella data distanza. E in modo del tutto spontaneo viene fuori quel mucchio, grosso modo tra 2 e 3.5 unità astronomiche, che è il grosso appunto della popolazione. Quella per definizione è la fascia principale. Anche se là dentro, vedete, ci sono dei luoghi che sembrano vuoti, le famose lacune di Kirkwood, che sono luoghi tali per cui un asteroide esattamente alla distanza che corrisponde a ciascuna di quelle lacune finirebbe con l'accumulare un effetto di disturbo, magari da Giove, che dandogli un colpetto oggi, un altro domani, finirebbe appunto con lo scalciarlo via dalla fascia principale, magari mettendolo proprio in rotta di collisione con la Terra. Ecco, già da un diagramma interessante come questo, che abbiamo preso dal sito del Minor Planet Center, si intuisce come sono messi, vedete, gli asteroidi. Poi vediamo se mi riesce di mostrarvi anche un interessante, un'animazione molto bella. Eccola qui, dovuta al, come dire, a una collega, un astronomo della Repubblica Ceca, che con pazienza, vedete, ha diviso i vari asteroidi partendo da quelli più vicini, addirittura sezionando le varie porzioni della fascia principale fino ad arrivare, eccolo qui, è il caso questo dei troiani, esattamente sull'orbita di Giove a 60 gradi tra con il pianeta e il Sole, e poi tutti quanti gli altri corpi celesti. Vedete, è davvero di grande interesse poter riconoscere anche solo attraverso un diagramma come sono distribuiti questi corpi celesti in orbita attorno al Sole. Tenete conto che il primo asteroide è stato scoperto peraltro da un italiano, proprio padre Piazzi, che il 1 gennaio 1801 ha avvistato con uno dei suoi strumenti, mentre faceva tutt'altro, certo non si aspettava di scoprire un asteroide, ecco il primo di questa popolazione, che poi, ironia della sorte, oggi non lo chiamiamo più asteroide, Cerere, così il nome di quell'asteroide in omaggio alla dea della protettrice della Sicilia, è considerato appunto un pianeta nano. Sicché da allora ne abbiamo scoperti un bel po', abbiamo superato allegramente il 500.000 di designazioni presso il Minor Planet Center, ma in questa folta schiera consideriamo di speciale interesse gli asteroidi che arrivano nei paraggi della Terra. Li chiamiamo Near Earth Asteroids, e in questo diagramma che abbiamo preso, mi piace citare la fonte, il Jet Propulsion Laboratory, che lista, vedete,
tutti gli asteroidi di quel tipo, che sono una frazione modesta della popolazione globale, a noi interessano da un punto di vista scientifico, utile a comprendere l'origine del sistema solare, tutti gli asteroidi, ma ai fini del nostro discorso, su quelli potenzialmente pericolosi, ovviamente dobbiamo limitarci a considerare gli asteroidi che sono proprio su orbite che li conducono all'interno del sistema solare. La fascia principale, come ho detto, si colloca più esternamente di Marte e prima di Giove, quindi siamo a grosso modo a 100, almeno 100 milioni di chilometri di distanza dalla Terra. E qui troviamo che siamo arrivati a quasi 15.000 asteroidi potenzialmente, diciamo, di quelli cosiddetti near Earth. All'interno di questa popolazione totale, ad oggi, dicevo, quasi 15.000, considerando ogni dimensione, ecco che quelli con un diametro dell'ordine di 140 metri, che in caso di impatto creerebbero certamente una catastrofe locale a livello continentale, sono all'incirca 7.000, mentre sono quasi un migliaio quelli che hanno un diametro di almeno un chilometro. Ecco, questi ultimi, che non sarà un caso indicati qui col colore rosso, scherzi a parte, sono considerati capaci, in caso di impatto, di provocare una catastrofe globale. Esattamente come accadde con gli asteroidi, con l'asteroide che spazzò via tra il Cretacico e il Terziario proprio i dinosauri. Naturalmente, di questo parleremo nel corso della diretta inglese, a partire dall'una italiana. Avremo ospiti di grande importanza. Eric Christensen, direttore del progetto oggi più all'avanguardia nella ricerca di Neo, la Catalina Sky Survey, sarà nostro ospite esclusivo. Poi Michael Schwartz, che lavora alacremente nell'importante lavoro di follow-up e di precisazione delle orbite, e altri ospiti con cui ragioneremo meglio su questi aspetti. Però dicevo, individuare l'asteroide è solo parte della storia, poiché poi ovviamente bisogna preoccuparsi in caso di vero rischio di impatto, di maneggiare e gestire l'emergenza. Vediamo intanto se qui abbiamo l'esposizione. Tanto il telescopio, vedete, l'abbiamo puntato su quest'altro asteroide. Giusto un rapido aggiornamento con Grigori. Eccoci perciò, dicevo, al cospetto di 1999 KW4. Questo è un asteroide binario. Lo ricordo perfettamente poiché al tempo, qua più di una decina di anni fa, collaborai direttamente alla caratterizzazione di questo sistema binario, che torno a vedere con piacere, devo dire, dopo tutto quanto, dopo questo lunghissimo lasso di tempo. Giustamente qualcuno, allora vediamo un po', mi chiede se è possibile riuscire a salvare le immagini. Grazie Susi per avermelo fatto presente. Attivo immediatamente la possibilità di prelevare dal sito, questo solo dal sito, però del Virtual Telescope, all'indirizzo www.virtualtelescope.eu/webdv. Ecco, chiunque dovesse collegarsi da lì potrà anche prelevare qualche immagine tra quelle condivise in tempo reale dal telescopio. Le condizioni meteo, come vedete, sono buone, anche se c'è il passaggio di qualche nuvoletta, ma per adesso direi che siamo sotto le soglie di guardia. Prosegue dunque la nostra diretta dedicata, l'avete ormai ben compreso, all'Asteroid Day. Siamo molto lieti che ci sia stata tutta questa grande, devo dire, imponente attenzione da parte dei media, che hanno colto lo giusto spirito proprio questo importantissimo evento. Aspettiamo che l'immagine dell'asteroide 1999 KW4
si materializzi sui nostri schermi per l'appunto. Tanto recuperiamo anche questo, questo lo ricordo a memoria, un asteroide di tipo Aten. Anzi, adesso chiarirò anche cosa significhi questo. Dunque, vediamo di, mentre attendiamo questo minuto, volevo giusto mostrarvi come si distinguono i vari asteroidi già, come dire, predisposti a raggiungerci nelle varie categorie. Eccoli qua. Come vedete, gli asteroidi di tipo Aten, che sono quelli al centro, nella riga in alto, hanno orbite che per lo più sono all'interno dell'orbita della Terra. Vedete? Il semiasse di quelle ellisse che seguono è inferiore alla lunghezza del semiasse dell'orbita terrestre, che per definizione è una unità astronomica. Poi ci sono a destra, vedete, ed è un asteroide di tipo air crossing, questo è importante perché l'orbita dell'asteroide, vedete, interseca l'orbita della Terra, o perlomeno, come dire, attraversa una regione di spazio che permette di dire un dentro fuori, più vicino o più lontano dal Sole della Terra. Mentre a destra ci sono gli asteroidi di tipo Amor, che vedete si avvicinano dall'esterno senza mai penetrare all'interno dell'orbita della Terra. E poi ci sono, all'estremo sinistro della riga in alto, gli asteroidi Apollo. Questi, come gli Aten, però attraversano l'orbita terrestre. Tuttavia, la porzione dell'orbita esterna alla Terra è maggiore. Quindi abbiamo che gli Aten attraversano l'orbita terrestre e se ne stanno per lo più all'interno, più vicini al Sole della Terra. Gli Apollo pure loro attraversano l'orbita terrestre, ma se ne stanno per lo più al di fuori dell'orbita della Terra. Poi c'è questa categoria meno nota, alla quale peraltro ho dedicato proprio la mia tesi di laurea, sulle tecniche di ricerca degli asteroidi cosiddetti inner Earth objects, cioè con orbite interamente interne all'orbita terrestre. Emulano, per così dire, i pianeti interni. Sono di particolare difficoltà osservativa proprio perché, come Mercurio e come Venere, non si vedono mai in piena notte, quindi le ricerche vanno concentrate al tramonto, all'alba, oserei dire bassi all'orizzonte, cosiddette basse elongazioni. Torniamo a vedere qui il nostro telescopio, se ci ha portato a qualcosa di buono. Anzi, direi che avrei fatto bene a predisporne anche l'inseguimento. Vediamo se riusciamo a cogliere. Direi proprio di sì. Guardate, questa immagine è davvero affascinante. Mentre prima io ho chiesto al telescopio di inseguire il movimento dell'asteroide, sicché le stelle di riflesso venivano delle allungate, qui al contrario, all'interno del cerchio, vedete, l'asteroide 1999 KW4 si è mosso, perché in questo caso io non avevo ancora impostato sul telescopio, ecco, l'inseguimento cosiddetto differenziale. Quindi questa è un'immagine che ritengo sia davvero di notevole bellezza, a mio parere. Tanto voglio provare a cercare ancora qualche informazione utile ai tanti che ci seguono. Desidero anche mostrarvi, perché la ritengo molto bella, ecco la locandina con cui, in collaborazione con Cellum, che è media partner del Virtual Telescope, quest'ultimo promotore in Italia di Asteroid Day. Ed ecco che in questa locandina si riassume un po' il fascino, se vogliamo, di questi corpi, seppure in questa chiave di lettura che auspichiamo non sia mai una lettura realistica. Mentre attendiamo la nuova immagine, che stavolta dovrebbe mostrarci l'asteroide puntiforme e gli astri strisciati, voglio farvi vedere un interessante risultato scientifico conseguito qualche tempo fa proprio dal Virtual Telescope, osservando, come dire, l'asteroide per un certo numero di ore in più giorni. Ovviamente l'asteroide ruota su se stesso,
sicché verso di me invia, riflette una porzione di luce variabile, perché se non è perfettamente sferico e se la sua superficie riflette da una parte di più e da una parte di meno, io vedo delle fluttuazioni di luce. Ecco, quello mi consente di ricostruire, pur non vedendola, perché io al telescopio vedo un punto di luce, un modello verosimile del suo nucleo, perché da queste escursioni posso geometricamente ricostruire come deve essere fatto un asteroide per mostrarmi questo, anche se la cosa è un po' più complessa, dovendo poi capire come è orientato nello spazio l'asse a cui ruota, però concettualmente sono sicuro che siete riusciti a comprenderlo. Anzi, voglio farvi vedere un'animazione spettacolare che a mio parere mostra molto bene proprio questo aspetto, ovvero il fatto che l'asteroide, vediamo se mi riesce di mostrarla, vediamo un po', per qualche motivo non parte, non so perché, questo è un piccolo mistero della fede, anche se i file sono perfettamente... Ah, chiedo scusa, forse adesso ce la dovremmo fare. Ecco qui, vedete questo asteroide? Questo è l'asteroide 2014 SC324 che abbiamo osservato in diretta col Virtual Telescope nell'ottobre del 2014. Vedete? Lui corre qui, ovviamente in modo accelerato, il computer è stato esaltato, però fateci caso, sembra a volte più brillante, a volte meno, proprio perché questo corpo sta ruotando e evidentemente molto elongato in un tempo abbastanza breve. Qui si tratta veramente dell'ordine dei minuti, una decina di minuti forse, mostra evidente queste oscillazioni molto ampie. Lo ritengo questo veramente un caso di grandissima suggestione, non c'è che dire, e sono contento insomma che si possa poi osservare direttamente così. Ecco, ci sono anche altri asteroidi, vedete, questi sono tutti degli esempi, direi, bellissimi di corpi celesti che il Virtual Telescope ha seguito in diretta proprio attraverso i propri dispositivi. Direi che pian piano ci stiamo avviando verso la conclusione di questa lunga diretta che ci ha portato ad osservare asteroidi, a parlare con un astronauta, addirittura accogliere l'entusiasmo per Asteroid Day Italia da parte di uno dei fondatori di Asteroid Day, Grigori Richters, l'autore del film da cui tutto è cominciato, per poi appunto appassionarci agli asteroidi. Ecco, si sta componendo l'immagine che vi dicevo, ve la mostro subito, e stavolta, come avevo anticipato, l'asteroide è puntiforme al centro, le stelle sfilano invece sullo sfondo. Si tratta davvero di un lavoro enorme quello che abbiamo dovuto sostenere per, come dire, limare tutte le difficoltà, e come avete visto al principio YouTube ci ha messo un po' lo zampino. Però ecco, siamo molto contenti perché alla fine la trasmissione ha permesso a tutti in Italia di seguire, anche se lontani magari da un evento fisico sul web, questa bellissima iniziativa, quale io ritengo sia proprio l'Asteroid Day. Quest'anno la seconda edizione, ci tengo a dire che il Virtual Telescope da subito ha appoggiato questa, chiamiamola, causa, tant'è vero che c'è stata già anche l'anno scorso un'attenzione grande, quando quella volta in lingua esclusivamente inglese abbiamo avuto ospite il grande amico, tra l'altro, oltre che, a mio parere, persona di grande rispetto scientifico, proprio Michael Schwartz, che ci ha permesso, come dire, di indagare un po' meglio sul lavoro che poi si fa per non perdere d'occhio, ecco, per non smarrire, fatemi dire, gli asteroidi. Eccoci dunque ormai prossimi a concludere. Io ringrazio tutti coloro che hanno voluto aderire, dicevo, ad Asteroid Day Italia. Io non lo faccio perché ci si aspetta qualche parola del genere, ma per me aver trovato immediatamente degli interlocutori
che hanno accolto, come dire, questo progetto, e in particolare desidero ringraziare l'amico Paolo Minafra della Società Astronomica Pugliese, che proprio accolto, direi, quando ancora era parola, neanche fissata su carta, con entusiasmo questa possibilità. Ovviamente ringrazio anche tutti gli altri per aver reso veramente nazionale questo evento, un evento che, come vedete, si è promosso da solo, oggi addirittura finendo, grazie ovviamente al supporto fondamentale di canali rilevanti come ANSA Scienza e Tecnica, come il quotidiano La Repubblica, La Stampa, come Il Fatto Quotidiano, e certamente ne dimentico qualcuno. Addirittura oggi si è meritato un servizio presso il TG2 delle ore 13. Quindi ringrazio l'Osservatorio Astronomico Copernico, provincia di Rimini, ringrazio la Società Astronomica Pugliese, l'Associazione Astrofili Sardi e Planetario dell'Unione Sarda, ringrazio il gruppo Astrofili Monti Lepini Osservatorio di Gorga, ringrazio il gruppo EAN e l'Associazione Empiricamente, ringrazio anche il gruppo Astrofili Montagna Pistoiese e relativo Osservatorio Astronomico di Pian dei Termini. Ringrazio l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e relativo planetario, il planetario Pitagoras di Reggio Calabria e naturalmente anche il planetario di Roma, che hanno tutti voluto, come dire, aderire all'Asteroid Italia. Il prossimo anno ovviamente contiamo di raggiungere un pubblico ancora più vasto. Abbiamo un anno intero questo progetto Asteroid Italia, che ribadisco è l'iniziativa ufficiale concordata, l'avete sentito dalle parole di Richter, proprio con il board internazionale. Ha avuto giusto un mese, ecco, di tempo per organizzarsi, e in questa tempistica ritengo che si sia trattato realmente di un risultato spettacolare. Ovviamente laddove ci dovesse essere un domani un rischio d'impatto, questa è una domanda che mi è arrivata per mail e la colgo per rimediare, come dire, a un aspetto che, avendo una componente osservativa, stavamo quasi per archiviare. È chiaro che, dovendo intervenire su un asteroide davvero malintenzionato, occorre poterlo fare per tempo. Ci sono allo studio diverse missioni spaziali, penso alla missione AIM dell'ESA in particolare, o comunque anche la missione AIDA, che di fatto coinvolge questo aspetto della stazione spaziale dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea, in collaborazione con la NASA, che prevedono proprio la possibilità, ecco, di studiare un tentativo di deviazione dalla sua rotta, perché ci siamo convinti col tempo che l'approccio quasi western di bombardare con le nostre testate nucleari un asteroide malintenzionato potrebbe rivelarsi una sciocchezza, anche perché alcuni asteroidi magari sono monolitici, altri invece sono quella che si chiama in gergo una rubble pile, cioè un mucchio di breccia quasi, di frammenti, e quindi tirargli addosso un ordigno di fatto finirebbe col creare una moltitudine di proiettili. Da che ce n'era uno, ne ho creati molti, ora controllarli tutti è più complesso, e poi cadendo sulla Terra questi sarebbero pure radioattivi. Quindi un approccio che possa magari crearsi attraverso un'attrazione gravitazionale, oppure attraverso un proiettile cinetico che, sparato a gran velocità, possa, come dire, in questo sorte, in quasi un gioco di biglie, un gioco di biliardo nel sistema solare, ecco, deviare, spostare appena quel tanto che serve l'asteroide dalla sua rotta maledetta. È chiaro che per poter far sì che possa bastare un piccolo spostamento, io devo farlo prima. Quindi è importante la sorveglianza attenta dei cieli e la scoperta, appunto, con un tasso crescente, ribadisco, degli asteroidi potenzialmente pericolosi. Questo è uno dei motivi per cui, dopo tutto, è nato Asteroid Day, proprio per sollecitare in modo chiaro, non equivoco, una maggiore disponibilità da parte dei governi per aumentare di un fattore 100, proprio, dicevo prima, il tasso di scoperta degli asteroidi potenzialmente pericolosi. Noi ne scopriamo qualcosa che è dell'ordine dei 1000-2000 l'anno, ma questo non basta se davvero noi vogliamo arrivare a mapparne la presunta popolazione, che sarà probabilmente dell'ordine di un milione, quindi quel fattore
100 che porti da quei 10-15 mila attuali appunto a quel milione. È un impegno grandissimo, certamente, ma attraverso una cooperazione, questa è la chiave di lettura proprio di questa proposta internazionale, è chiaro che questo si potrebbe ottenere. C'è da dire che tutto questo è complesso, richiede ovviamente figure importanti accanto agli scienziati, anche figure di grande expertise che possano gestire queste esigenze, queste manovre, la pianificazione di queste operazioni. E se poi tutto dovesse andare male, allora lì bisognerà gestire anche il rischio, e di questo parleremo in modo particolare con una ospite davvero eccezionale, Debbie Lewis, che è proprio esperta della gestione di rischi e disastri, che è parte proprio del gruppo di esperti di Asteroid Day. E chi vorrà potrà di nuovo sintonizzarsi sulle nostre frequenze web, dicevo, a cominciare da luna di notte. Avremo di nuovo con noi anche Grigori Richters, sicché avremo molto più tempo, e sarà però esclusivamente in inglese. È davvero tutto, io vi ringrazio nuovamente, ringrazio tutti coloro che hanno reso Asteroid Day un evento a mio parere memorabile tra mille difficoltà. Abbiamo raggiunto il grande pubblico affacciandoci da ultimo quest'oggi dalla vetrina del TG2, sicché ritengo che il nostro obiettivo sia stato centrato, e questo è stato possibile grazie alla cooperazione di tutti gli osservatori, di tutti coloro che ho più volte ringraziato. Ma ringrazio anche coloro che semplicemente ci seguono, ci supportano e consentono a Virtual Telescope di essere oggi, e lo dico con la pacatezza di chi ha il conforto di tantissimi riscontri, super partes, rendono il Virtual Telescope la facility online in assoluto più attiva nella condivisione e della scienza astronomica e degli eventi astronomici che in tempo reale, dal vero, giungono direttamente a voi attraverso i nostri canali. Tutto questo, peraltro, mediato dalla figura di un astrofisico di professione che, peraltro, svolge la sua attività professionale nell'ambito della comunicazione scientifica. E ad oggi questo format è davvero un unicum sul palcoscenico internazionale, tant'è che dall'ipotesi iniziale di Asteroid Day Italia, ecco che il board internazionale ha chiesto al Virtual Telescope di farsi carico, e noi l'abbiamo preso con orgoglio tutto questo, proprio anche della diretta internazionale, che è un po' l'elemento flagship dell'Asteroid Day internazionale, vista la capillarità con cui consente di raggiungere chiunque non abbia nelle vicinanze strette della sua residenza un evento fisico a cui partecipare. Ringrazio ANSA Scienza e Tecnica, in particolare l'amica dottoressa Enrica Battifoglia, con cui da tempo in partnership condividiamo questi eventi. Ringrazio i partner tecnologici del Virtual Telescope, Unitron Italia Instruments, Software BISC, Badre Planetarium, Santa Barbara Instruments Group e Planewave Instruments. Ringrazio naturalmente Cellum Astronomia, e ringrazio ancora una volta l'Osservatorio Astronomico Copernico in provincia di Rimini, la Società Astronomica Pugliese, l'Associazione Astrofili Sardi Planetari Unione Sarda, Gruppo Astrofili Monti Lepini Osservatorio di Gorga, Associazione EAN, Associazione Empiricamente, Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, Osservatorio Astronomico Regione Autonoma Valle d'Aosta e Planetario, Planetario Pitagoras di Reggio Calabria e il Planetario di Roma. È davvero tutto, io vi ringrazio nuovamente per la vostra attenzione, la vostra pazienza, perché c'è anche quella. Perciò, a nome del Virtual Telescope, il cui motto è The sky is your land, il cielo è la tua terra, a sottolineare questo modo nostro di rendervi familiari gli abissi cosmici, io vi auguro una piacevole serata e naturalmente ancora un ottimo Asteroid Day. Buona serata.